In campo, segnare e prendersi anche l'abbraccio dei compagni, è una bellissima giornata. Emozione unica, poi segnare il gol alla fine e ci sta qualche lacrimuccia, sono felicissimo. Ci vediamo bello emozionato e soddisfatto. Sì, molto soddisfatto perché è stato un percorso lungo che finalmente ha avuto un lieto fine. Posso dedicare un pensiero a Gianluca Vialli, voglio dire che siamo tutti a suo fianco. Grazie. Senti, quanto hai sognato Gaetano questo giorno e qual è stato in questi 250 giorni il momento più difficile? Il momento più difficile è stato il momento in cui mi sono infortunato. Già dal giorno seguente ho aperto la mente e ho detto: Gae, questa è una sfida, dobbiamo vincerla e tornare il prima possibile in campo. Quindi non mi sono mai abbattuto, anzi ho avuto una forza incredibile da mia moglie e dalla mia famiglia. Sei tornato proprio qui dove ti sei fatto male, quindi riparti, è proprio la chiusura di un cerchio, è una ripartenza. Ti chiedo proprio l'emozione che hai vissuto nel mettere il piede sul campo e poi anche un po' del ruolo, perché hai giocato nei due oggi, quindi vuoi fare il trequartista ma puoi giocare qui. Allora, l'emozione non riesco a descriverla, so solo che ho i brividi addosso. Per la posizione in campo, ora vediamo col mister. Che prima di tutto c'è dei compagni che lo stanno facendo da più tempo, quindi ora mi devo allenare su questo modulo e poi vediamo che decide il mister. Gaetano, tu avrai seguito ovviamente la squadra da fuori, ti chiedo che idea ti sei fatto di questa stagione e di questo campionato finora. Ogni squadra passa dei momenti un po' difficili, noi siamo stati bravissimi ad uscirne, abbiamo finito benissimo prima che iniziasse il mondiale. Ora dobbiamo ripartire come abbiamo finito, perché siamo veramente forti. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Salutiamo Gaetano.